Benvenuti a tutti nella mia erboristeria, nella nostra erboristeria, presente sulla piazza della Consolata dal 1875. Quindi c'è una certa storicità, come potete vedere anche dagli arredi, che è rimasta sì nell'arredo classico, ma anche nel modo di lavorare. Noi siamo erboristi e la nostra passione è proprio la miscela di piante officinali, che è il cuore del nostro mestiere. Vi racconto un po' della nostra storia. La fondatrice, Rosa Serafino, una donna d'avanguardia del 1875, decise di portare il suo lavoro nei campi, quindi di coltivazione di piante officinali, a Torino, in particolare fondando questo negozio. Questo negozio ha delle caratteristiche particolari di microclima che mantiene la giusta condizione di temperatura delle piante officinali, dando il massimo della garanzia del risultato. E quindi lei ha scelto questo posto ed è rimasto effettivamente un posto adeguato per un sacco di tempo. Dopo di lei sono arrivati i fratelli Butti, che in particolare Riccardo, che era il signore con la barba che potete vedere qui. È stato l'erborista che tutti i torinesi ricordano. Tantissimi clienti vengono qui e mi dicono: "Ah, io mi ricordo quando c'era Riccardo, il signore con la barba, che faceva tutti i pacchettini, le mini dosi per noi e mi regalava sempre il bastone di liquirizia." E sono rimasti fino agli anni 80 all'incirca, quando poi sono andati. Uno dei due era già mancato, il fratello poi è andato in pensione, ha lasciato a una signora che poi ha lasciato al mio suocero. Il mio suocero purtroppo non c'è più e dal 2013 ci siamo noi, io e il mio socio, nonché insomma compagno, qui a gestire questo meraviglioso lavoro. Noi siamo erboristi laureati e quindi con una certa formazione scientifica in tecniche erboristiche sotto farmacia, quindi facciamo il nostro lavoro con consapevolezza, garantendo il massimo della qualità sia degli estratti che trattiamo, sia delle erbe che utilizziamo, e misceliamo a seconda delle esigenze del cliente. Quindi nel momento in cui una persona ha delle esigenze, noi l'ascoltiamo con attenzione e riusciamo proprio a fare una tisana su misura, una tisana apposita per garantire tutte le caratteristiche di piacevolezza e soprattutto funzione, soprattutto utilizzo di questa tisana. E quindi se volete, io posso fare una tisana per voi e vi faccio vedere come si fa. Avevo pensato di fare una tisana, una digestiva molto semplice che può essere bevuta anche solo per gradire, per digerire meglio un pasto pesante. Allora, innanzitutto la verbena, che è rinfrescante, è molto gradevole nel diciamo sapore e si può utilizzare sia come rilassante e sia come digestivo. E poi utilizziamo delle erbe più carminative che aiutano la digestione e soprattutto aiutano ad evitare il gonfiore del post pasto, come il finocchio, finocchio dolce. L'anice verde, un po' di cardamomo, starebbe bene anche un po' di cannella. Facciamo la nostra miscela e nel frattempo vi spiego come si può preparare. Semplicemente è un infuso, si porta in ebollizione l'acqua, si spegne, si aggiunge un cucchiaio di erbe per tazza, si lascia in infusione 10 minuti al massimo, poi si filtra tutto e si beve. Si può bere nel dopopasto, o ancora meglio, se si sa di avere già qualche problemino, si può bere anche prima del pasto, così viene preparata la digestione. Di solito
scrivo tutti gli ingredienti utilizzati sul sacchettino, insomma, così ci ricordiamo tutti quanti che cosa è stato messo, e un piccolo, diciamo, appunto su come si prepara, anche perché non tutte le preparazioni sono semplici semplici come questa. Ed ecco qua, la tisana è fatta ed è pronta per essere preparata a casa. Altri tipi di preparazioni, ci sono tantissimi altri tipi di preparazioni, per esempio per le depurative del fegato, con erbe amare principalmente, carciofo, boldo, tarassaco, cardomariano, e tutte queste hanno proprietà differenti e devono essere ben calibrate. Tisane più invece drenanti, tisane più anche diuretiche, tisane per il microcircolo, ci sono veramente tantissime piante officinali, noi abbiamo circa 400 tipi di piante officinali, 400 specie, e sappiamo miscelarle. Oltre a questo abbiamo tanti altri tipi di prodotto, un pochino più specifici, anche per insomma i trattamenti come estratti fluidi, macerati glicerici, estratti secchi, quindi anche diciamo tutta una serie di integratori, tantissimi oli essenziali, idrolati, alcuni integratori di case di cui ci fidiamo molto, una parte cosmetica e di altre piante officinali come le spezie e anche dei tè. Comunque l'offerta direi che è discreta. Assolutamente sì. Perfetto. E dunque possiamo comprare anche l'argilla, possiamo sì. comprare... del liquore Centerbe. Il liquore Centerbe. Che è un po' la chicca di questo luogo, anche perché è ben scritto sui cartelli tradizionali. Noi l'abbiamo riportata in vita a partire da un'antica formula dell'erboristeria e l'abbiamo fatta fare da un liquoraio di fiducia ed è venuto fuori un prodotto molto molto buono, infatti vi faccio vedere qual è. Certo. Un liquore che è venuto bene perché non è né troppo dolce né troppo amaro, ha un tenore alcolico abbastanza, diciamo, accettabile. E il primo sapore è timolato e poi si sentono dietro tutti i retrogusti, si sente il genepi, si sente la radice di genziana, si sente il ginepro, si sente la cicoria, è molto, molto da provare, molto buono. Assolutamente sì. E poi ci sono le caramelle. Le caramelle digestive, le caramelle, ma anche solo quelle buone, le liquirizie. Questi sono i terracattù che non si trovano più da nessuna parte. Sono delle liquirizie aromatizzate al cattù. Mm. Questi sono i bottoni del prete, in piemontesi i butun del preve. E vabbè, sempre della tradizione piemontese ci sono i sucai. E quelli sono buonissimi. Che sono buoni, cioè, sì. Sono tutte caramelle gommose, poi quelle un pochino più specifiche al propoli, per esempio quando c'è un po' di mal di gola. E insomma, c'è tutto. Diciamo che ci piace il nostro lavoro e cerchiamo di farlo al meglio. Certamente, grazie mille Giulia. E grazie mille a te, grazie a voi e arrivederci a tutti. Ciao, ciao, ciao. Ciao.